guardi, vietare le caserme dell'odio? Intanto bisogna ricordare che ci sono migliaia di moschee illegali sul territorio nazionale. E fatele legali, tollerate, autorizzate quelle legali. Cioè, non è che per, evitare che la gente si droghi bisogna legalizzare la droga. Noi dobbiamo far sì che ci siano, prima di tutto, un principio di reciprocità. Perché io non ho mai visto comunità musulmane che vengono dall'Arabia Saudita, dal Qatar, manifestare in piazza perché nel loro paese non sono rispettati i diritti civili e non è possibile praticare altre religioni diverse da quella dell'Islam. Primo principio è quello della reciprocità, perché altrimenti è troppo comodo chiedere i diritti soltanto nel nostro paese. Secondo, se mi permette di replicare, nessuno ha detto che tutti gli immigrati sono terroristi. Questa è una falsificazione della realtà che mi dispiace venga fatta quando non ci sono motivazioni per giustificare il mancato controllo di chi effettivamente entra. Ho detto, come dicono servizi segreti internazionali, ho fatto l'esempio di Zanier, abbiamo avuto dei casi concreti che all'interno di questi flussi si possono nascondere, si sono nascosti, caso francese, dei terroristi. Nessuno dice che tutti sono terroristi, ma è chiaro che quando i numeri sono così elevati, gli arrivi sono così consistenti, i controlli sono così bassi su chi entra, non è assolutamente vero. E ti spiego anche perché adesso, scusami. È ovvio che, malgrado l'efficienza della nostra intelligence, il lavoro si fa difficile, sono impossibili. E ti dico che è vero, perché l'esempio che ho fatto prima del confine terrestre, noi abbiamo persone che entrano e non sappiamo dove vanno. C'è stato il prefetto di Gorizia, qualche tempo addietro, che trovando degli afghani sugli Zonzo, ha dichiarato il prefetto, non il tabaccaio di Gorizia, ha detto, non so chi sono, da dove arrivano e chi ce l'abbia mandato. Allora, se questo è il controllo del territorio, prefetto non fa bene il suo lavoro probabilmente, ma no, quello che voglio dire, gli dati, gli strumenti, come fa a mettere lui sul confine a correre su e giù per migliaia di chilometri.